l'ennesimo duro colpo che la Polizia di Stato ha assestato al fenomeno del traffico illecito di sostanze stupefacenti. È una bella operazione che si è conclusa con l'arresto di due giovani, di cui uno 16enne minorenne, per cui abbiamo interessato sia la Procura Ordinaria della Procura della Repubblica di Caltanissetta che la Procura per i minorenni di Caltanissetta, del capoluogo nisseno. In particolare, questi due giovani hanno destato sospetto ai nostri agenti, agli agenti del commissario di Porto Empedocle, i quali li hanno pedinati, li hanno seguiti e poi nei pressi della stazione ferroviaria di Acquaviva Castel Termini, in territorio della provincia di Caltanissetta, hanno proceduto a fermare questi due giovani trovandogli in possesso di questa sostanza stupefacente, nello specifico 300 grammi a tre panetti di hashish al maggiorenne, al pastorella e 150 grammi di hashish e 9 grammi di cocaina al minorenne. La droga che chi era destinata, a quale piazza dello spaccio? Ma riteniamo che sull'asse, diciamo, provincia Agrigento-Palermo circolano un bel po' di droga che viene ovviamente destinata purtroppo ai giovanissimi, ai giovani giovanissimi della provincia Agrigento e anche del comprensorio empedocrino e agrigentino in generale. Ancora una volta a spacciare sono giovanissimi, si sono creati un'alternativa alla mancanza di lavoro. Beh, non credo che possa definirsi un lavoro, sicuramente non è un lavoro onesto e comunque, come gli ho detto anche a questi giovani stanotte, non porta a buoni risultati visto che si trovano ambedue in galera, uno nel penitenziario minorile e l'altro nel penitenziario nella casa circondariale di Caltanissetta. Quindi non è certamente un ottimo lavoro per i giovani che vedranno rovinata la loro vita da questo fatto. Speriamo che si ricredano, reprimano, ricredano e ritornino sulla retta via perché non è certo il modo per iniziare una vita che certamente non porta a buoni risultati.